Buon pomeriggio a tutti. Proseguiamo allora con alcune testimonianze e alcune considerazioni. Suicidio getta un cono d'ombra sull'intera vicenda. Nessuno saprà mai se Pietrino Banacore, uomo sfortunato e Suicidio di fedelissimo, ha Pietrino, potuto ci portare torneremo con sé dopo. qualche inconfessabile segreto. Cavi con il nastrino giallo sono state sequestrate alla portiera De Luca, presso la portineria, il 21 agosto del 90. Ce l'avevo io, me l'avevano lasciato, come ogni tanto me li lasciavano. Il mazzo di chiavi con il nastrino giallo non era il mazzo già in uso alla portineria, perché i portieri avevano altre chiavi, ma era il mazzo di scorta degli ostelli. Le chiavi con nastrino giallo erano appese, mi pare, allo stipite della porta, in linea di massima. Sì. Sono state riconosciute da una delle dipendenti degli ostelli come le chiavi di scorta degli ostelli, il mazzo in più, ossia il mazzo che si trovava attaccato ad un chiodino a fianco del portoncino degli ostelli dal lato interno di scorta. Dunque, non vi è. Allora, quando io parlo di operazione di ingegneria giudiziaria, mi riferisco anche a questo. Naturalmente un processo è legittimamente un'operazione di ingegneria, però l'edificio in questo caso poggia su due colonne quando dovrebbe averne minimo 8 per fare una proporzione. Dunque, Giuseppe Vanacore dichiara che sì, avevano le chiavi col nastrino giallo, le detenevano loro. E questo, tutto sommato, ha una sua logica. Un conto sono chiavi personali, a cui uno può applicare qualunque portachiavi o nastro o pupazzetto o che altro. Un nastrino sono un segno di riconoscimento basico. Queste sono in dotazione alla portineria. Ma l'accusa non ci sta e sostiene trattarsi di chiavi in più. Quindi non crede a Giuseppa Vanacore, Giuseppa De Luca Vanacore, anche perché si sostiene da parte dell'accusa una dipendente dell'AIAG le ha riconosciute. Una? Cioè, ne abbiamo 5-6. Lo chiediamo solo a una, cioè una è incaricata di fare la comprova, di dare la verifica. Gli altri potrebbero anche non averle riconosciute. L'importante è che l'abbia riconosciute una, che per caso è Maria Luisa Sibilia. Quindi la parola di uno contro un altro vale quella di Maria Luisa Sibilia, ritenuta affidabile e attendibile. Nonostante tutto quello che abbiamo sentito sulla mancata conoscenza di Simonetta, sulle varie contraddizioni, questo è un tassello di quest'opera ingegneristica. Alcuna giustificazione del possesso di tale mazzo da parte dei portieri. È a sua conoscenza Avvocato che Mulinaro. dietro la porta d'ingresso dell'appartamento dove c'era il corpo di Simonetta erano appese delle chiavi? No, non le ha mai viste? Quando le dovevo vedere io? E lei conferma che le chiavi in suo possesso avevano un nastrino giallo che le contraddistingueva? E chi gliel'ha date quelle chiavi? Beh, dopo 20 anni io non ricordo, è sceso un ragazzo, uno che lavorava lì, però non ricordo chi era. Il sequestro delle chiavi col nastrino giallo, quindi proprio di queste chiavi, presso i portieri, dimostrano che il portiere ha scoperto il cadavere prima dell'arrivo della sorella della vittima. È entrato negli uffici degli ostelli. L'avvocato Molinaro, che al processo Busco era parte civile per la sola Anna di Giambattista, mamma di Simonetta, ricordiamo che invece Paola si affidò all'avvocato Mondani. L'avvocato Molinaro, come abbiamo già avuto modo di osservare, ha svolto effettivamente le giuste funzioni di parte civile, come a suo tempo per il Mostro di Firenze fece il solo avvocato Santoni Franchetti, ovvero. Io non mi associo alle tesi dell'accusa, l'accusa non è il mio mestiere. Il mio mestiere è tutelare le persone che si sono affidate a me per rivendicare giustizia, però a
accedo alle informazioni e pongo le domande dal mio punto di vista. L'avvocato Molinaro dunque chiede a Giuseppa De Luca se le chiavi col nastrino giallo fossero quelle in dotazione della portineria o se sapeva che stessero eventualmente dietro la porta degli ostelli. E Giuseppa, in effetti, come avrebbe potuto saperlo? Come avrebbe potuto saperlo Pietrino? Dobbiamo ipotizzare una malafede di entrambi, cioè che entrando in questo appartamento, Giuseppa senza particolari motivi, Pietrino, secondo Carboni, secondo alcuni che abbiamo visto, forse la Baldi mi sembra, ecco, sostengono che Carboni lo chiamasse. Mettiamo che Pietrino sia entrato qualche volta, magari per fare un'operazione di piccola manutenzione, per riavvitare qualche cosa, si sarebbe preso la briga di notare le chiavi appese dietro. Quindi in questo processo abbiamo tesi principale e tesi di scarto. In ogni caso io mi tengo di riserva una possibile malafede dei portieri. Ed ecco che si disegna un possibile quadro a carico soprattutto di Pietrino, ma di riserva su Giuseppa, che potrebbe essere stata sua complice, sua fiancheggiatrice, sua alleata comunque, e si fa l'ipotesi della ronda. Dalla porta verosimilmente socchiusa, ha scoperto il corpo della Pietrino avrebbe ragazza, scoperto così? seminuda e coperta di sangue, nell'ufficio del direttore, del dottor Carboni. Ha pensato ad un incontro clandestino finito male, non ha chiamato la polizia, è andato nell'altra stanza, ha telefonato dimenticando l'agendina, la vazza sul posto. Allora, la pubblica accusa cosa fa? Disegna un evento del tutto immaginario, riguardo al quale non esistono, non dico prove, ma nemmeno indizi. Questa è una supposizione pura e semplice, ovvero Pietrino fa la ronda e io su questo ci posso stare, perché abbiamo visto che non era un portiere, come dire, rigido nelle mansioni, blindato. Faceva un po' di tutto chiaramente in cambio di qualche piccola sovvenzione, di qualche mancia, arrotondava come facevano tutti, fanno ancora oggi, ma nell'Italia di allora qualcuno di voi mi ha fatto notare, do ut des, so, ci si arrangiava così, non c'è di che scandalizzarsi, c'è ben peggio di cui scandalizzarsi. E dunque ci sta che Pietrino a fine giornata facesse un giro per le scale dei portoni di sua competenza per vedere se appunto non fossero entrati dei ladri. Era estate, l'edificio era grande, le porte fossero chiuse, le finestre anche, insomma, tutto a posto. E questo mi sta bene. Quello che scricchiola dal punto di vista della veridicità è che abbia notato la porta degli ostelli socchiusa. Dobbiamo soltanto ipotizzarlo, nessuno lo ha detto e anzi, per quel che ne sappiamo, tutti chiudevano. Ma l'assassino l'avrebbe lasciata socchiusa. Lo dico nel libro, lo ripeterò sempre. Ci sono decine di film, il mio preferito è Frantic, voi ricordate, Harrison Ford 1988, dove si scopre un omicidio perché c'è una porta socchiusa. È una bella idea, è molto filmica. Ma è campata per aria. Gli assassini di solito si chiudono la porta dietro. Di solito. Lo ha fatto quello della Moscatelli e lo hanno fatto tanti altri che anche voi conoscete. Quindi dobbiamo già mettere lì un'ipotesi non provata, cioè che la porta fosse aperta. Ora, cosa avrebbe dovuto fare Pietrino vedendo la porta aperta? Più probabile. A spaventarsi, tornare difilato in portineria, dare l'allarme, dire oh, qua ho trovato una situazione, cosa facciamo? Magari sarebbero tornati su lui e il figlio e magari anche Nicolino, tre uomini, andiamo a vedere che cosa è successo, bussano, c'è nessuno e così via, ve lo potete immaginare, insomma, non è il caso che io faccia tarantelle qui. Entrano, magari danno un'occhiata. Sempre sul presupposto che la porta fosse aperta, eh? Notano
questo corpo, potrebbero anche non notarlo, perché in effetti la stanza di carboni era un po' incuneata, però loro fanno il giro, mettiamo, ma sempre immaginando e essendo molto molto proattivi, ovviamente rimangono scossi, tornano da basso e chiamano la polizia o l'ambulanza o tutte e due, insomma 113 allora. Non c'era altro da fare che una persona di buon senso potesse, diciamo, ideare lì per lì. Invece, qui si argomenta che forse Pietrino è entrato, anzi la pubblica accusa lo dà per certo, che Pietrino sia entrato, abbia visto il corpo di Simonetta. Che cosa fa? Torna giù? Devi spiegare perché non torna giù. Perché non vuole allarmare i parenti, c'è il figlio, c'è la nuora, la bambina. Non sarebbe nemmeno una colpa, però, non aver voluto allarmare. Sappiamo Pietrino quante ne aveva passate nella vita, giusto? E fa una telefonata. Ora noi dobbiamo sempre ipotizzare che Pietrino avesse molto pelo sullo stomaco. Io non ho l'abitudine di ragionare col mio metro quando parlo di altro, ma è inevitabile ragionare in parte col proprio metro. Tutti lo facciamo, è umano. Io mi sarei spaventata a morte, sarei scappata. Vabbè, io sono una donna impressionabile, mettiamo che Pietrino fosse un duro sotto quell'aspetto. Diciamo da Robert Taylor, qualcuno lo ha paragonato al grande, bellissimo attore Robert Taylor, per i vecchi come me che se lo ricordano. Vabbè, era uno che aveva l'età di mio nonno, non è che fosse proprio della mia generazione. Vabbè, io sono una cinefila e mi è sempre piaciuto guardare un po' al passato. Dunque, questo signore, che male in arnese, cioè comunque impavido, entra, vede la ragazza, non torna giù, ma dobbiamo aggiungere ingredienti indigesti. Non vuole spaventare la famiglia, si mette a telefonare con la sua agenda. Ecco, qui c'è un buco grosso come un cratere che non ha notato mai nessuno. Io ho 33 anni che ci studio, non è che ci sia arrivata perché ho quell'intuito formidabile. Ci studio e tiro giù qualcosa. Perché mai Pietrino avrebbe dovuto avere con sé l'agendina rossa? Non era proprio piccola questa agendina, per quel che noi ne sappiamo. Sapete cosa ne penso? E tra poco si parlerà di nuovo dell'agendina. Ma probabilmente l'aveva in portineria, quindi avrebbe dovuto tornare in portineria, prendere questa agendina lavazza e portarla su. E già lì gli avrebbero chiesto tutte le persone che c'erano: ma cosa fai? Perché prendi l'agendina? Cosa è successo? Perché vai su? Avrebbe dovuto quindi inventare delle storie, delle scuse per i suoi familiari. Quindi torna su con questa agendina, buco non colmato dalla pubblica accusa, e doveva telefonare? Boh, dalla Sibilia, nella stanza della Sibilia, nella stanza di Simonetta? Nella stanza di Simonetta non è stato trovato niente. Quindi lui cosa fa? Impavido, se ne infischia che di là c'è un cadavere, non si impressiona, va in questa stanza, chiama e dimentica l'agendina, agendina di cui sconosciamo totalmente l'esistenza. Sull'agenda avrebbe dovuto testimoniare Vanacore, che preferì andarsene da questo mondo. Però qualche domanda alla vedova o anche al figlio che comunque era lì si poteva fare. Una: il vostro congiunto aveva sempre l'agenda con sé? Noi non crediamo. Ma non è stata fatta. Perché? Perché non conveniva. Qualcuno di voi mi fa argutamente notare che l'accusa procede soltanto sul terreno che le interessa e che le è congeniale. Eh sì, ma non va bene. Ve l'ho già detto per Garlasco. Non può valere tutto. Se gioco a briscola non posso improvvisamente dire: scusate, ma sto giocando a 3-7, quindi vinco io. Cioè, tu hai preso una linea e quella devi seguire e devi interrogare tutti. Semplice, no? Coerente per chi mi ha detto che ama la coerenza. La coerenza è questa. C'è un'agendina? Chiedi come è arrivata fino lassù. Manco per niente, come direbbero a Roma. Impronte di Pietrino nell'appartamento? Nessuna. Nessuna ce l'avrebbero detta, no? Dopo 33 anni. Non c'erano.
Sull'agenda? Nemmeno. Perché? Perché non è repertata. E perché non è repertata? Di Un carabiniere. quell'Argentina russa la Sì. mazza, c'erano i numeri di Volponi. Allora, qui entra in campo la presidente in persona, Evelina Canale, che avrete visto molte volte, insomma, nei processi in corte d'assise su Un giorno in pretura, per chi lo guarda, si muove personalmente con tutto il suo peso e chiede a una sottufficiale, credo, dei carabinieri notizie di questa agenda, cioè se c'erano i numeri. Riprendiamo un attimo. Di Volponi, di Zocchi. Il problema è che questa agendina non è stata trovata, dunque È possono stata essere. restituita È da stata dove? Pure restituita da restituita papà di Simonetta alla alla polizia. polizia. E E poi? poi Si sono non ci persi sa. alle tracce. Quindi il portiere è entrato a. Allora, chiedere a un sottufficiale dei carabinieri, giovane, si vede, è oscurata ma si vede che vecchia non è. E poi le donne, insomma, erano entrate nel 2010 relativamente da poco nei corpi militari. Chiedere a una sottufficiale dei carabinieri cosa abbia fatto la polizia, già è curioso, chiedetelo alla polizia. Ho capito che l'accusa interroga solo chi ha voglia di interrogare, ma qui la garanzia dov'è? Ora lo dico molto piano, col senno di poi, per carità, però qui la difesa doveva intervenire, chiamare altri testimoni. O chiederlo, perché non lo ha fatto? Ci sarà sicuramente un'ottima ragione, e che a noi non viene spiegata. L'imputato è lì che rischia l'ergastolo. E allora perché non lo chiedi alla polizia che ce l'aveva? Hanno testimoniato Cavaliere, è passato del Greco, i vari agenti che sono intervenuti quella notte, lo chiedete al sottufficiale dei carabinieri che è entrata probabilmente 3 anni prima nell'arma. Ma io. Come si dice a Genova, sapete? Metà su seghe su. Sogno o son desto, mi devo proprio tenere. Riprende il pubblico ministero. scoperto il corpo prima della sorella della ragazza, ha Dice fatto la quelle PM. telefonate. Perché nessuno ci dice che fine hanno fatto queste telefonate? E sarebbe interessante sapere. Ecco l'avvocato Loria, primo difensore di Busco al processo di primo grado, che dice: ma queste telefonate, cosa sappiamo di queste telefonate? Qualcuno ha risposto, nessuno ha risposto. Nell'uscire ha preso le chiavi e si è chiuso dietro la porta a chiave con queste chiavi. Perché Vanacore, semplice portiere, si assume la responsabilità di alterare la scena del crimine, sottraendo le chiavi e chiudendosi la porta alle spalle? E se qualcuno gli ha risposto, perché non gli ha detto chiama la polizia perché noi non c'abbiamo niente? Sappiamo che sulle telefonate sono intervenuti al processo, sono stati convocati Mario Macinati, la moglie e il figlio. Il figlio c'entra poco, serviva solo per chiedergli qualcosa sul papà, perché il papà avesse parlato in un modo o poi in un altro. Vabbè, la moglie conferma quel che dice il marito, ma le telefonate furono prese da lei. Ora, rispetto alle osservazioni che ha fatto qualcuno di voi, queste telefonate sono serali. Io ho il brutto vizio di dire 7, 8, 9 quando dovrei dire 19. Quando scrivo dico giusto, quando parlo nel colloquio mi viene così. Però una telefonata è delle 20, 20 e 30, la seconda verso le 23. Ora alle 23 l'assassino con i parenti e il gruppo in arrivo per le ricerche di Simonetta. Si metteva lì al telefono, se ne stava tranquillo, magari con i piedi sulla scrivania, ragazzi. Ora tutto può essere, ma andiamo un po' sul credibile. Macinati dice: no, Macinati la signora. No, non ha risposto nessuno, cioè non hanno detto niente di che. Cioè, chi è? Loro hanno detto: vabbè, niente. Allora, crediamo a Macinati, alla signora soprattutto, Maria Angelone? Altrimenti la dobbiamo perseguire per falsa testimonianza. Come abbiamo minacciato di fare per quelle due poveracce che da 20 anni, per 20 anni, dal 90 al 2010, hanno detto, l'abbiamo visto, anzi sono tre le persone, sono tre le donne, abbiamo visto Raniero in cortile, poi il verbale si è perso e nel 2010 le si minaccia di denuncia per falsa testimonianza. Invece Angelone, diciamo Macinati non stava tanto bene, ok, Angelone stava bene. E allora, chi mente? Se io chiedo dei confronti è perché
Essi sono indispensabili. Al processo di Marta Russo lo decise il presidente. Io lascio a voi di giudicare. Si tratta di un servizio erogato a nome dei cittadini italiani. Se poi vogliamo girarci dall'altra parte, a me sta bene, io ho tanti amici, conoscenti, che mi dicono: ma Carmen, tu sei un po' fissata con questi argomenti, a noi fa piacere parlare 5 minuti o 10 del mostro di Firenze o di Via Po, ma dopo 10 minuti parliamo del Genoa, della Roma, della Juve, cioè parliamo dell'ultimo film che è uscito, parliamo se aumentano lo stipendio, cioè a noi non interessa. Ecco, io però sono una persona che ci studia su queste cose. Chi segue questi eventi non può dirmi: beh, vabbè, ma lì l'hanno detto. No, se tu segui, sei un ricercatore al mio pari, magari avrai studiato meno di me, magari anche più di me. Ma allora non è che puoi dire a me questo non interessa o dare queste risposte, diciamo, parenti dell'ovvietà. Cioè, l'ovvietà in questo consesso è superata. Sappiamo come si comportano le difese, le accuse, non le difese, le accuse. Le difese, sulle difese vorrei ragionare un giorno insieme a voi. E anche il diverso comportamento delle varie corti è molto interessante. Poi dei procuratori all'appello, perché per quanto riguarda Via Poma è molto interessante il comportamento processuale, ovviamente, di questo procuratore, che io ho notato in un altro processo, e poi ve ne parlerò magari. Sempre magari, sempre se fate i bravi. Ecco Loria che continua. Il punto è questo: sulla base PM. Degli elementi di prova acquisiti, vi è motivo di ritenere che suo marito avesse scoperto il corpo. Suo marito le ha mai confidato questo? No, se aveva qualcosa da dire me l'avrebbe detto mio marito. Mai niente, mai niente. Neanche successivamente? Mai. In occasione anche della perquisizione? No, mai. Ma questa ricostruzione è interessante. Ma io vi vorrei far vedere l'espressione del pubblico ministero quando Giuseppa De Luca, ho provato a farvela vedere ma qui non c'è modo, quando la Giuseppa dice: no, mio marito non mi ha mai detto niente, c'è un'espressione di chiaro disappunto. Ora, perché ci sia disappunto è un discorso da dietro le quinte, un po' difficile da fare così, diciamo, in un video aperto, perché sappiamo che i testimoni arrivano in un certo modo, questi sono sicuramente indotti dall'accusa e dovrebbero, come dire, scusate, a metafora, fare il gioco dell'accusa. Ma mio marito non mi ha detto niente. L'accusa si irrita, è palesemente irritata, perché avrebbe dovuto dirle qualcosa. Se le avesse detto qualcosa, avesse avuto qualcosa da dire, Pietrino l'avrebbe detto a suo tempo. Ma io avrei preferito anche sapere il perché. L'Aragone si trova sulle scale. Siamo intorno alle ore 20. L'ora in cui tutti i portieri del mondo si godono un meritato riposo. E allora, che dobbiamo pensare? Che Baracone facesse la ronda per le scale alle 20 del pomeriggio, alle 20 di sera, in un eccesso di zelo lavorativo? Mi pare fuori dalla realtà. Allora, io devo dirvi con molta franchezza che questo è l'unico passaggio su cui veramente non sono per nulla d'accordo con l'avvocato Loria. Strategie processuali, per carità. Mi piace anche l'oratoria asciutta dell'avvocato Loria. Però no, è credibile che Pietrino facesse un giro per le scale, come dicevo prima, per controllare, perché aveva questo mandato dagli inquilini e lo faceva. Quindi questo primo scenario non è fuori di luogo è tutto il resto, che veda la porta, entri davanti al cadavere, si metta a telefonare. No, questo non è per nulla credibile. Si può pensare quello che si vuole della diciamo indisponibilità, scarsa disponibilità di Vanacore, ma egli aveva ben poco da dire. Fu subito scarcerato, poi rimesso in campo così in modo davvero fluttuante per valle, anche lì uscì. Che altro vi devo dire? Devo venire da voi a dirvi che ho fatto qualcosa, che proteggo qualcuno? Allora, se l'accusa è coerente quando interroga solo chi pare a lei, l'imputato o indagato
È coerente quando dice: ma da me che volete? Ecco, se vogliamo parlare di coerenza, che ripeto, non è un valore assoluto. Ora vediamo, dopo tanti anni, un'intervista alla Sette, la conoscerete, immagino, ma interessante, a Giuseppa De Luca. Se ci riesco. Il pubblico ministero, quelle me le lasciarono a me, lì c'ero io, non mio marito. Mio marito è tornato dalla fisioterapia, di là poi è andato direttamente alla ferramenta. Non ce l'ha fatta più mio marito. Non che l'hanno ammazzato, non l'ha ammazzato nessuno, psicologicamente l'hanno ammazzato. Mattino Ripetiamo. andarmene di casa perché eravamo stanchi. Torniamo Non che indietro. noi non avevamo qualcosa da nascondere. Non abbiamo mai avuto niente da nascondere noi. Le chiavi, quelle che fece vedere il pubblico ministero, quelle me le lasciarono a me. Lì c'ero io, non mio marito. Mio marito è tornato dalla. Allora, eccoci qua. Quelle chiavi le avevo io. È stata perseguita per caso Giuseppa De Luca? No. Dobbiamo pertanto processualmente ritenerla sincera. Poi ognuno può naturalmente sviluppare l'opinione che predilige. Perché che quelle chiavi non fossero le sue, lo dice Maria Luisa Sibilia. Valutate voi l'attendibilità di quest'ultima. Questo video si conclude, perché era un passaggio sul processo, si conclude con un'osservazione che ho fatto nel mio primo libro sul mostro di Firenze e riguarda le modalità per analizzare il sangue. Naturalmente, ripeto, non fu trovato niente di Pietrino Vanacore, lì e nemmeno di Giuseppa De Luca, ma soprattutto dobbiamo parlare di Pietrino. Ancora oggi si discute sui metodi utilizzati. Allora, sull'analisi del sangue nessuno ha avuto nulla da dire, ma in realtà, diciamo, i criteri del QK, di K, scusate, alfa, oggi sono in gran discussione, quindi dire oggi che era quel tipo di gruppo, voglio vederle le analisi, voglio vederle, quelle di allora, perché oggi non ne abbiamo e non possiamo farle. DNA, metodi ancora rurali, però per l'orgiata si procedette e se si fosse trovato qualcosa con quegli alleli di allora, la persona sarebbe stata incarcerata. E invece il filippino non fu incarcerato. Ergo, negli anni 80, siamo negli anni 80 e si sta perseguendo un killer russo di cui avrete sentito parlare. Scusate la pronuncia, Andrei Romanovich Cicatillo. Naturalmente non si pronuncia così. Hanno provato a insegnarmi il russo, ma è davvero tostissimo. E si fece riferimento ai risultati dello studio di uno scienziato e medico legale russo di allora, il quale aveva osservato che in alcuni individui il tipo di sangue differiva se analizzato in un campione ematico ed in un campione di liquido seminale. La maggioranza delle persone secerne marker di proteine, anticorpi ed antigeni del sangue anche negli altri fluidi corporei, saliva, lacrime, sudore, latte, liquido seminale, eccetera. Una minoranza, circa il 20% della popolazione, non possiede questa caratteristica. E per questo l'analisi del gruppo sanguigno basato su test di generici fluidi corporei fornisce risultati errati. Perché vi dico questo? L'avvocato Loria sollevò il problema di questo DNA sul reggiseno Corpetto, che era stato appunto attribuito a Busco, però c'erano altri DNA, e l'avvocato Loria specificò: bisognerebbe sapere però anche da dove proviene, da che tipo di fluido. Ebbene, a fine anni 80, nella Russia di allora, comunque facciamo un'analisi assolutamente acritica, qui non stiamo
naturalmente facendo valutazioni politiche, ci tocca però sfiorarle. Negli anni 80, fine anni 80, erano disponibili delle analisi alternative che il mondo occidentale non prendeva in considerazione. La conoscenza di queste analisi era appannaggio di addetti ai lavori, di studiosi del settore. Si potevano forse trovare su delle riviste mediche. Ricordate che con il muro di Berlino c'era una contrapposizione forte tra i rispettivi metodi di lavoro, soprattutto nel campo scientifico. Sicuramente anche gli scienziati occidentali conoscevano i lavori d'oltre cortina e viceversa, ma si tendeva a non tenerne conto, o forse qualche persona di buona volontà lo aveva fatto, ma non sarebbe mai stata ascoltata, perché tutti gli studi sviluppati da quel mondo non venivano tenuti in considerazione. Vi dico che, per esempio, l'analisi del carbonio 14 viene attribuito da specialisti terzomondisti allo scienziato senegalese Anta Diop, a cui è intitolata l'Università di Dakar. Secondo costoro, ma è un loro punto di vista, io non lo sposo, ma è un esempio di come gira il mondo. Gli studi che provenivano da questo tipo di studiosi e scienziati, che naturalmente si formavano alle università francesi, alla Sorbona, ci mancherebbe altro, però provenivano da un milieu, diciamo, privilegiato del loro paese, questi studi non venivano presi in considerazione se non venivano effettuati nella giusta sede. Cioè, se il dottor professor Diop l'avesse fatto pubblicare coi dovuti modi, magari su qualche rivista, con il beneplacito del suo barone parigino, ok. Se per caso ha mancato, diciamo, la giusta strada per entrare nelle procedure standard e accettate, i suoi studi rimangono dei suoi studi. O forse colui che dirigeva i suoi lavori se ne è appropriato, li ha tirati fuori magari 5 anni dopo e a voi non l'ha detto, e a me nemmeno, naturalmente. Ergo, bisognava indagare meglio su questi fluidi. Saliva? Liquido seminale? Sudore? Perché, per esempio, sudore poteva voler dire che era stata una mano a lasciarlo, la mano di qualcun altro che aveva toccato reggiseno e corpetto, quel corpetto trovato intonso. Ma chissà, indagando meglio. Voi che dite? Ciao.